Ma cosa vuoi che sia? È solo un passaggio in TV, non ti cambia mica la vita. Raccontò così l'esito positivo del provino per Non è la Rai Claudia Gerini a sua mamma, e invece la vita è cambiata di colpo. Gli aneddoti, le passioni, i consigli della vicina di casa, la signora Maria, le prime esperienze artistiche della giovane Claudia e la vita quotidiana dell'artista Gerini, raccontate nelle Storie di Claudia, in scena al Teatro Garibaldi di Biceglie, con la regia di Gian Piero Solari e l'accompagnamento musicale di Davide Pistoni. Io penso di aver scritto, insieme appunto a Michele Andreozzi, uno spettacolo che ho scritto io, una specie di iniziazione all'arte, è una sorta di racconto, sono tanti racconti appunto dove io accompagno un po' il pubblico in una sorta di favola, dove c'è questa ragazzina che sono io che verrà un po' così ispirata da una signora molto molto anziana che vive nel suo condominio al mondo della musica, dello spettacolo e del teatro. Dai travestimenti di carnevale della piccola Claudia inventati da sua madre ai provini, dall'incontro con Gianni Boncompagni ai red carpet, dalle interviste alla famiglia. Tutto raccontato con un linguaggio ora malinconico, ora autoironico e goliardico. Che rapporto c'è tra Claudia Gerini e il pubblico della Terra di Puglia? Ma io direi ottimo, perché la Terra di Puglia mi ha visto protagonista di una, due, tre... quattro film, 4/5 anzi, perché uno ne feci tanti tanti anni fa quando ancora ero veramente piccola, avevo 19 anni. Il pubblico pugliese, almeno quando stavo qui proprio per le riprese cinematografiche, mi ha sempre coccolata, mi ha sempre voluta bene, amata. E quindi spero, insomma, che anche a teatro in qualche modo mi segua e mi festeggi. Le donne sono le assolute protagoniste delle Storie di Claudia: Anna Magnani, Marlene Dietrich, Carmen Miranda, ma soprattutto l'anziana signora Maria, che ha segnato la vita della giovanissima Claudia e dell'attrice Gerini. Claudia le diceva sempre: se puoi sognarlo, puoi farlo.